professor Paolo Maria Pissani, che è un microbiologo, già docente universitario, anche perché lui è in particolare il presidente dell'associazione ADA Accessibili, che è oltre alle barriere culturali, che è, ricopre proprio il ruolo. La carrozzera che consente di arrivare in fondo. È una carrozzera dentro l'acqua, volte grosse, queste sono soluzioni tecniche e tecnologiche. L'ho vista la spiaggia libera a Paozio, Io pure sono la fotografata. Certo. C'è il professor Paolo Maria Pissani, che è proprio coordinatore del progetto ADAM, che sarebbe Accessibility for Disabled Assessment Model. Prego, professore, anche lui sull'argomento, la possibilità di migliorare per fare anche un'aggiunta che c'è. No, parlo da qua, sì, per sentire la voce adesso. Benissimo. Si può sentire, sento? Non è diviso, siccome lei è così bello, lo potremmo pure vedere. Allora, come nasce l'associazione? Intanto io sono, come dicevo prima, persona informata sui fatti, perché da 63 anni, no? Andando avanti sempre con qualche difficoltà in più, ho, diciamo, un approccio con la disabilità, che quindi è una mia esperienza nel tempo. E mi sono accorto che è rarissimo trovare, pur nel rispetto, pur nel rispetto formale delle leggi, la sensibilità al rispetto sostanziale dei diritti delle persone. Questo sempre, in particolare, parlo anche e in modo particolare appunto dell'Italia, ma non è solamente l'Italia, anche negli altri paesi c'è questo tipo di approccio, e che una persona disabile diventa handicappato spesso per disattenzione. No. Allora, vediamo un attimo le definizioni. La disabilità, così almeno togliamo, diciamo, le varie interpretazioni. Disabilità è l'incapacità temporanea o permanente di svolgere normali attività, il che significa che anche la persona che la mamma con la carrozzina ha questo tipo di approccio. L'handicap è lo svantaggio sociale che può venire dalla disabilità, il che significa che a casa mia, che è una frittata, io non sono handicappato, ma comunque rimango disabile. Perché? Perché la disabilità è un fatto oggettivo, l'handicap è un fatto che è di rapporto, quindi è in qualche maniera soggettivo rispetto alla situazione. Vediamo che cos'è, anche qui andiamo sulle definizioni. Accessibilità degli spazi e dei servizi, questo lo leggo perché poi Fabrizio Vesco, degli spazi e dei servizi si intende la possibilità di raggiungerli, entrarvi materialmente e utilizzarli in adeguata sicurezza e autonomia, per quanto è possibile. E questo è un decreto del Ministero, quindi è una definizione. La fruibilità non ha una definizione, perché? Perché la fruibilità è la possibilità di vivere negli spazi e nei servizi un'esperienza soddisfacente, il che significa che non è misurabile. Allora, lavorare per un'accessibilità fruibile significa lavorare per togliere, naturalmente, le barriere architettoniche, però cercando di fare in modo, anche quando le barriere
sono dei luoghi dove le barriere architettoniche non sono. Noi abbiamo fatto, stiamo facendo diciamo una serie di filmati che si chiama Le strade di Adam, e ci siamo fatti un giretto prima ad Ostia Antica, che è assolutamente inaccessibile dal punto di vista della carrozzina. E se andate nel sito di Adam, basta cliccarlo, si vede. Poi c'è un altro, quindi questo significa che in un posto che non è accessibile per sua natura e non può nemmeno essere accessibile, perché vi immaginate nel decumano farci una passerella, okay. Però attraverso delle soluzioni tecnologiche tipo in questo caso una joylet, che è un altro attrezzino, uno può far diventare fruibile ciò che per sua natura non è accessibile nella, diciamo, intenzione anche dell'immaginario collettivo. Quindi lavorare per un'accessibilità fruibile è legato a un superamento, non tanto e non solo, e questo per legge è obbligatorio, delle barriere architettoniche, ma cercare di superare quelle barriere culturali che nell'applicazione delle leggi ci limitano il fatto che al bagno per disabili, per arrivarci, non solo ci sono tre gradini, ma c'è un prebagno dove non entra la carrozzina perché è stretto l'entrata, o non so che cosa. Ma questa è una questione di attenzione. L'attenzione è legata alla capacità culturale di prendere atto della persona e non della disabilità. La disabilità intesa come fatto tecnico è la rampa. La persona con disabilità la deve salire la rampa e deve essere in grado di utilizzarla, quindi la rampa deve essere fruibile. E guardate che non è la stessa cosa. Quindi il superamento delle barriere culturali è un prerequisito del prerequisito, nel senso che è un prerequisito che dobbiamo tutti avere per poi lavorare sul prerequisito fisico dell'abbattimento delle barriere culturali, che è un fatto di legge ed è obbligatorio. Allora, in un ambito legato all'accesso al mare, fermo restando che le leggi devono essere rispettate, e bisogna fare in modo che le leggi vengano rispettate, e qui bisogna anche lavorare molto sulle barriere culturali che ci sono, perché noi siamo stati per anni e anni e anni in grado di svicolare tutte le leggi perché culturalmente abbiamo detto, è vero, questo è un fatto culturale, cioè non è che è un furbetto, ma tanto, non si fa niente a nessuno, diventa una stratificazione culturale difficilmente da portare avanti. Ma oltre questo, quindi oltre il discorso dell'accesso al mare, le soluzioni tecnologiche tipo job sono non previste dalla legge, non obbligatorie, però è una questione culturale farlo. E allora chi era che c'era la formazione? Cioè l'approccio è legato in modo particolare a due momenti che devono aggiungersi al fatto tecnico di far rispettare la legge. Uno è una metodologia efficace per una corretta informazione, che per le persone con disabilità è determinante perché esercitino la loro libertà di scelta. Cioè se una persona, tutti, ma pensate a noi, no? Non sappiamo che, riguardo in questo caso l'accessibilità, no? In genere, fisica, se io non so che ci sono quattro gradini, no? Arrivo là e mi trovo, devo tornare indietro. Se io lo so, mi posso anche organizzare. Quindi il fatto che io lo sappia è un modo per tutelare la mia libertà, poi sceglierò di andarci o non andarci, mi prendo quattro persone nel volto e mi fanno fare quattro gradini, va bene? Quindi informazione. L'altro discorso è quindi avere procedure che permettono di dimostrare che la tua attività di comunicazione fornisce lo strumento utile per avere informazioni corrette. Parlo delle persone con disabilità, quindi legate in questo caso alle persone con disabilità, ma è uguale per tutti,
cioè non è, la persona con disabilità ha bisogno di più attenzione, ok? Perché noi, figli di un Dio minore, toccherà incontrarlo questo Dio minore. E l'altro discorso è legato all'accoglienza. L'accoglienza, se io so che vado in un albergo, può essere un albergo pieno anche di belle architettoniche, ma quando vado là io sono una persona e non la rottura di stivali perché arrivo con la carrozzina, e quindi l'accoglienza, accogliere, e quindi significa avere la possibilità di essere tu protagonista di te stesso, è il massimo. Quindi tutto quello che è legato alle questioni tecniche, legati alla giurisprudenza, l'applicazione del deve essere 80 cm, deve essere lungo, benissimo, ok. Bisogna però avere la possibilità di crescere, e per crescere il territorio deve investire sulla ospitalità. E l'ospitalità che cos'è? Corretta informazione ed efficace accoglienza. Non c'è niente da fare, ma questo non è previsto dalla legge. E allora se non è previsto dalla legge lo lasciamo andare? No. Anzi, perché il rispetto della legge, poi attraverso la crescita culturale, è sicuramente più garantito. Grazie.